Sandro Munari, detto il Drago, il pilota vincente italiano che nel momento di passaggio fra i rally eroici e i rally professionisti tutti i giorni ha dettato legge in assoluto. Ha cominciato a correre negli anni 60 con Arnaldo Cavallari, altro pioniere dei rally storici, anche lui veneto come Sandro Munari, per poi man mano spaziare di varie macchine, diventare pilota ufficiale, cominciare a vincere e a vincere molto con la Lancia Fulvia, macchina che sembrava destinata ad un uso civile che invece divenne una macchina vincente nei rally, famoso fu un suo Monte Carlo vinto sotto una neve incredibile, per poi giungere all'apoteosi con la Lancia Stratos. Ore 5:30, ecco l'ultimo passaggio sul Col de Turini. Le curve HF dominano, la prova è vinta dall'Ambina davanti a Munari che è saldamente al comando. La Lancia Stratos, una macchina simile a questa ma con diverse colorazioni, quella ufficiale di colore all'Italia, con cui Sandro Munari ha vinto in tutte le parti del mondo e in tutti i continenti. Neve ci si avvicina a Monte Carlo. I piloti stanno guidando da quasi 30 ore, ma non accennano a diminuire il loro ritmo. Munari, che anche i francesi hanno imparato a chiamare Le Dragon, non ha perso la calma e via via si è ripreso un certo vantaggio sul compagno di squadra Valdegaard. Il pubblico, come sempre, non manca l'appuntamento col passaggio sul Col del Turini, il posto più spettacolare di tutto il rally. Al passaggio della Stratos all'Italia di Munari è tutto un boato perché quest'anno gli italiani sono in maggioranza.